insediamento sia abitativo sia produttivo. La parte abitativa è rappresentata da questo grande vano con una strana singolare forma a T, ricoperta da un mosaico di opus tessellatum bianco e nero, con dei semplici motivi geometrici a bande. E la parte adiacente, qui alla nostra destra, è invece una parte, un brandello della parte produttiva con un torchio, la base di un torchio per la premitura, non sappiamo se delle olive o dell'uva. Noi preferiamo pensare che, data la vocazione secolare che questa zona ha nella produzione del vino, andiamo a pensare per adesso, salvo che poi le indagini ulteriori non lo smentiscano, che si producesse vino, quel vino che ancora si produceva fino a non molto tempo fa in quest'area. Noi vorremmo poter tenere in vista queste cose perché sono per quanto ne sappiamo, è un unicum per la zona di Savona, per il comune di Savona, e ha delle peculiarità, quelle che vi abbiamo descritto con la collega sinora, delle peculiarità tali da renderlo un sito particolarmente importante, particolarmente interessante. Ripeto, trovare un mosaico in Liguria, in quest'area della Liguria, è un fatto singolare. Basti dire, una cosa che noi in questi giorni abbiamo ripetuto più volte, che Daluni, la grande città romana a confine con la Toscana, fa parte del nostro territorio ligure oggi, fino ad Albenga, Loano Albenga, non ci sono altri ritrovamenti di mosaici. Bisogna andare poi sino a Ventimiglia per trovarne in misura consistente. Quindi è un fatto, no, singolare.